so che dovete andare a mangiare ed è il momento più delicato e... ciao Franco, un applauso alle Staschi Ass della foniatria europea, non italiana. È colpa loro se sono qua. Un applauso a Franco anche, dai, insomma. Siamo un po' ruffiani. Cioè, innanzitutto so perché sarete curiosissimi di vedere la mia esibizione, perché un ventriloquo dal vivo è una cosa molto rara. Non scappatemi via subito, so che il momento delicato è quando uno ha fame, l'artista viene snobbato. Io sono qui dal vivo, quindi parlo un po' della mia professione e di quella che è un po' la condizione sociale di un ventriloquo. Io però adesso vorrei creare un po' di atmosfera da spettacolo, vorrei che il Lucifero, il Signore delle Luci, mi desse un'atmosfera di luce da spettacolo in teatro. Vediamo. Così, ok, va benissimo, perfetto. Marco, luce da spettacolo, più soffusa, bravissimo. Quello che ride è il fratello di Marco, ok, perfetto. Allora, la condizione sociale del ventriloquo. Innanzitutto le origini di un ventriloquo, da dove arrivo? Cioè, sono bergamasco, guardate che oggi essere bergamasco vuol dire essere un po', se fai l'artista, disadattato sociale, perché l'artista è romano, napoletano, siciliano, genovese, il bergamasco o è contadino o è muratore, sappiatelo. La mia fortuna è che quando sono nei teatri mi sento nel mio habitat, perché sapete che la famosa Bergandahura, Bergandahota, i palchetti e la platea, mi sento a casa mia. Devo dirvi, già il fatto di essere bergamasco è un limite, anche se il bergamasco sta andando di moda, devo dirvi che sta varcando quei limiti di confine di lingua che c'erano una volta. Rapidissimamente vi dico che noi abbiamo un dialetto che, credetemi, tutti mi dicono il bergamasco è incomprensibile. Hanno ragione quelli che lo dicono, perché il dialetto bergamasco, sappiatelo, confidenza di un professore universitario che ha insegnato lingue alla Statale di Milano, il dialetto bergamasco ha dei suoni uguali all'arabo. Vi devo dire che una frase in arabo che fa Ahlan wa sahlan vuol dire guarda che bella ragazza, arabo originale. Io vi devo dire la frase tradotta in italiano, lasciala al cavallo, lasciala al cal. Questo è il bergamasco. Il muratore che dice passami la cazzuola, paha che la cazzuola. Il muratore bergamasco, con la crisi che c'è nell'edilizia, su 10 muratori, 5 sono bergamaschi, 5 sono marocchini, non c'è più quella barriera della lingua. Ve lo giuro, lo vivo nella realtà di tutti i giorni. Se senti un bergamasco lo confondi col marocchino, perché il bergamasco fa il marocchino fa. È un vantaggio, mi permette di essere comico parlando sulla mia pelle di quella che è la mia realtà che vivo giornalmente, soprattutto nella parte del nord dove lavoro, dove faccio i miei spettacoli. Il limite può diventare non un limite ma un vantaggio, ma la ventriloquia. Come mai sta ventriloquia che il mio vicino di casa pensa quasi che sia ammalato, perché i bambini fanno è ventriloquo quello, oppure un signore mi chiama il signor ventricolista, mi ha chiamato. Guardate che oggi il comico trova le battute nella realtà della vita di tutti i giorni, non deve più scrivere i testi. Ventriloquia, da dove nasce un po' il mio concetto del fatto di dire sono ventriloquo e resisto da 25 anni. Quindi quasi 25 anni, 25 anni fa veni lanciato dal classico Pippo Baudo nella trasmissione dei Giovani di Talento, e vi dico, la ventriloquia già allora era una cosa strana, ma il fatto di far scattare questo meccanismo era già dentro un po' la mia personalità da ragazzino. Vi devo dire che ancora oggi, ed è fondamentale, la mia mente era un po' un registratore. Io da bimbo mi mettevo sul terrazzo della casa della Bassa Bergamasca, dove sono nato dove hanno girato L'albero degli zoccoli, signori, un film che è rimasto nella storia del cinema vincendo la Palma d'Oro nel 77. Pensate, ragazzi, penso di tutta Italia, che noi nel 77, oggi è superata, se lo dice un ragazzino non sa che film è L'albero degli zoccoli, nel 77 abbiamo fatto conoscere nel mondo il dialetto bergamasco, questa bergamaschità del lavoratore che fa 15-20 ore di lavoro. Io nel cortiletto della casetta di paese sentivo i suoni, li memorizzavo,
la lotta fra il cane e il gatto, il treno che passa, la cicala, il bicchiere d'acqua riempito dalla bottiglia. Tutti questi primi esperimenti mi portano poi ad arrivare a scuola, al liceo, dove io al liceo vengo bocciato perché non vengo capito, perché le mie vocine che arrivano dall'interno infastidiscono il professore del liceo scientifico di provincia e dice a mia madre maestra: suo figlio conclude poco, fa solo ridere i ragazzi e non mi combina molto a scuola, deve studiare Pirandello. Professore, ma guardi che io Pirandello lo recito nella compagnia mia, quella di teatro del paese. È un'altra cosa, lo devi studiare a memoria sui libri. Poi, quando il professore ha visto che il mio divertimento, i miei dispetti sono diventati professione, mi hanno sempre detto questi professori stronzi: complimenti, lo sapevo che fin da ragazzo avevi talento, però mi ha bocciato. Questi esperimenti di voce continuano. Perché logicamente la registrazione del suono che viene assimilata e viene immediatamente trasformata in voce particolare significa l'attore nella scuola di teatro classica ha il suo timbro vocale, viene educato da una scuola di teatro e tiene quel timbro vocale. Io non volevo fare la scuola del piccolo teatro di Milano perché vado, faccio lo scritturato a vita, non emergerò mai. Ma devo fare qualcosa di particolare. Mi sono messo in mente, voglio fare l'artigiano della voce. Che fortuna, vicino a casa c'è un grande del cinema d'animazione italiano, Bruno Bozzetto, bergamasco. Il Walt Disney italiano mi convoca per un provino e mi dice: lei deve provare a farmi un po' di voci particolari. Nasce l'attività del doppiatore di voci speciali, si dice così in termini tecnici. Il doppiatore che non fa non esegue insomma il doppiaggio ufficiale, quindi non deve recitare in italiano la parte di George Clooney recitata in inglese, in americano. Deve fare delle voci particolari per degli oggetti, oppure deve fare le famose voci speciali. L'avete visto, il vecchietto del West? Ehi ragazzi, mi ricordo, tutti eravamo lì al teatro Alighieri. Il sigaro mi rovina la salute. I bambini, molti bambini fatti, doppiati dall'attrice donna, il bimbo, anche bimbo maschietto, è doppiato dall'attrice donna molto classica. Bene, mamma, vengo da te, perché tu... Io faccio il bimbo più vero, più sporco, quello che... Sono andato... mi scappa la cacca e dopo... Sporco nell'addizione e vero nella recitazione. Da lì arrivo a fare poi i personaggi dei cartoni animati di Bruno Bozzetto. Uno è il signor Rossi, classico personaggio che è un po' il marchio di Bruno Bozzetto cartoonist. E poi un grande personaggio che è stato testimone negli anni 70 di una pentola a pressione. L'autore non c'è più, è Osvaldo Cavandoli, ed è un grande personaggio perché sviluppa un po' quello che è stato inventato da Dario Fo, il Gramlò. Quindi Mister Linea, linea nera, disegnata da una matita su fondo, linea bianca, disegnata su fondo nero, farebbe... Ah, ma lo sai cosa fare? Ah, la conferenza per... Ci sono... le belline, La linea arrabbiata. Adesso me l'ha detto, lo sushi. Mi hanno messo dentro la cannetta, la nebbia, faccio da pirla, passo la cannetta. E poi ci sono le due telefoniate del tettone, ma sono passato a sempre, l'ho parlato. E non mi sa sempre, va. Da lì si arriva al meccanismo del voce che non deve trasformarsi, deve essere spontanea, deve essere naturale, deve essere un divertimento, come per me era il divertimento nella scuola, al liceo, dove mi hanno bocciato. E da lì poi la voce dove la porti? La porti su una personalità esterna, perché io... cercavo qualcosa di particolare, il movimento esterno, che come nella magia aiuta moltissimo a portare fuori la situazione emozionale che l'attore solista avrebbe già di per sé stesso, è chiaro, è un grosso vantaggio. Il ventriloquo cosa fa? Si esibisce in due, il cachet è uno solo, i soldi li prendo sempre solo io ed è vantaggioso, sindacalmente il pupazzo non ha diritti, ma devo anche dirvi, ventriloquia, per fortuna sono ventriloquo. Perché nel mondo di oggi
siamo inflazionati in televisione dai comici che scaricano le battute da internet e le recitano, le studiano a memoria e le recitano. Quello che dico sempre, da quelli che fanno i comici, è importante, secondo me, è fondamentale, essere comico e non fare il comico. È una verità sacrosanta. L'applauso mi dà forza. Perché vi devo dire che il mio postino a Bergamo, quando il postino mi consegna la raccomandata di Napoli, mi fa: scendi Ghislano, ascolta, vieni a vedermi nel piano bar, che prima fanno karaoke, poi io racconto delle barzellette e fado a ridere un casino. Allora lui non sa che il far ridere è anche intelligenza, non volgarità, e soprattutto essere te stesso, come lo sono in questo momento, come se parlassi a degli amici. E parlando degli amici, l'unica osservazione che faccio alle mie amiche Olga e Maria Giulia: l'hanno chiamato Fantoccio il mio pupazzo, ragazzi. È tutta la conferenza che lo chiamano Fantoccio, quando Fantocci sarebbero i politici di oggi, quello lo sapete, azzeccato per loro. Pupazzo! Lo correggeranno nelle slide. Allora, pupazzo. Perché pupazzo? Ritorniamo al discorso di prima. La forza di un ventriloquo. Beh, l'esclusività di dire dal vivo: io sono qui, mi esibisco e vi regalo la mia arte. In televisione perché non ci sono più i ventriloqui? Semplicissimo, la TV è finzione, in televisione non c'è la verità, quindi inquadratura tra ventriloquo e pupazzo, ma al di fuori dell'inquadratura c'è un'aggiunta di un meccanismo tecnico, il doppiaggio esterno, che può far diventare ventriloqui chiunque. Vero? Esatto. Un esempio classico della televisione è stato però Raffaele Pisu con Provolino. Se qualcuno che ha un po' la mia età, su di età, si ricorda quel fenomeno televisivo, Raffaele Pisu non è stato ventriloquo, c'era la voce fuori campo. Poi la televisione di anni fa è stata inflazionata dai ventriloqui che nascondevano la voce dietro al microfono. Torno a dire, il mio vantaggio è l'esclusività di essere artigiano della voce con un marchio da ventriloquo, e per fortuna dal vivo puoi far vedere la tua arte, come lo scultore che scolpisce lì la sua scultura, che è unica e non è fatta standardizzata come si fa in televisione. Vengo al sodo e vi voglio dire una cosa. Il meccanismo della parte esterna, che è fondamentale, quindi questo corpo che parla al di fuori, possibilmente non animale, siamo troppo abituati al ventriloquo col cagnolino, con il corvo, fifovaldo. Il pupazzo deve essere un pupazzo che secondo me rispecchia la realtà della vera ironia di oggi. Il gabibbo, ve lo devo dire, è un'osservazione un po' di carattere commerciale, ma credetemi, il gabibbo dice più verità di un telegiornale, perché il gabibbo prende il grosso problema, lo espone e lo esamina. Il pupazzo, che è nella valigia, è un pupazzo, è un elemento esterno, è un elemento che prende l'attenzione ed è un elemento che, ve lo devo precisare perché è una cosa curiosa, è un elemento che fa etichettare il ventriloquo, lo fa, catalogare nella categoria prestigiatori. Allora, il ventriloquo fa parte del club magico italiano. Io non ho mai capito perché, ma in termini molto pratici è il prestigiatore che vi inganna lo sguardo. Con questa mano, voi guardate questa mano, ma prepara il trucco in questa. È il meccanismo quasi identico alla ventriloquia. La ventriloquia è il pupazzo esterno, guardate il pupazzo, perdete di vista il meccanismo tecnico che potrebbe non essere perfetto. Quindi, la magia, vi faccio anche l'esempio, la magia è il classico fazzolettino di pura seta rosso che viene magicamente messo qui. Io faccio sim, sotto i vostri occhi, sim, salamin, guardate che è qui. Io all'improvviso dico, se n'è sparito, se n'è andato veramente. Potrebbe essere in qualsiasi spazio, qui nel teatro, e vedo che, guardate che non ho niente in nessuna mano, eccolo, il fazzolettino di pura seta è ritornato, eccolo qua. Figurone. Non c'è trucco, eh? La magia, diciamo che è una magia di situazioni emozionali, un po' una magia anche di timbro di voce, e poi vengo a dimostrarvi come la ventriloquia non è solo ventriloquo, attore, pupazzo, altro attore. La ventriloquia scatta anche su alcuni elementi che io uso e sfrutto moltissimo bene nei miei spettacoli. L'elemento che vediamo nella vita di tutti i giorni, chi ha il pollice verde sa che i fiori parlano. Ciao. Ciao. Vedete che sensazione crea? Tutto ok? Tutto ok. Sei contento d'essere qua? Molto, sì.
Qui c'è un trucco. Questo è un fiore da prestigiatori, c'è il filo di nylon, che quindi fa fare il movimento. Ciao. Ciao. Ma guardate, dove non c'è il trucco, secondo me salta fuori la vera arte del ventriloquo. Occhiali, non sono truccati, osservate. Così riparano dai raggi di luce, tranquillamente. Io magicamente vi dimostro come all'improvviso l'occhiale, senza trasformazioni, senza trucchi, diventa animato. Guardate, guardate, eh. Ciao. Ciao. Tutto ok? Sì, sì. Bel teatro, eh? Sì, sì. Poi c'è tanto pubblico, anche se devono andare a mangiare si sono fermati. Sì, sì. E la temperatura? Sì, sì. Sai dire solo sì, sì? No, no. Ma cerchiamo di capire l'occhiale che tipo è, che... Qualche informazione, quanti anni hai? 7. Che classe fai? Sono ancora all'asilo. Cioè? Mi hanno bocciato come te. Smettila. Guardate, 7 secondi di magia. Questo è il mio spettacolo che faccio in giro per i teatri d'Italia. Il pupazzo ha 7 anni, vero? Esatto. Senti un po', presentati tu. Mi vergogno. Vedete che l'espressività di un pupazzo sono solo 2 occhiali con le lenti scure. Ma guardate, il pupazzo può fare di più, il pupazzo occhiale. Hai 7 anni? T'ho detto di sì, stordito. Smettila. 7 secondi conterò. Ogni secondo saranno 10 anni che l'occhiale trascorre felicemente e serenamente a Ravenna. Sei pronto? Sì. Un secondo? 10 anni. 2 secondi? 20 anni. 3 secondi? 30 anni. 4 secondi? 40 anni. 5 secondi? 50 anni. 6 secondi? 60 anni. 7 secondi? 70 anni. Ma... Ciao. Ciao. Grazie. Grazie. Allora. Quanta gente. Allora, se ti vuoi presentare... Sono l'occhiale vecchio. Dove sei? In casa di riposo insieme al professor Fussi. No, per cortesia, non fare regalo. Scusa, Franco. Per cortesia, dai. Tutto a posto? Sì. La temperatura di tuo gradimento? C'è un po' di umidità. E quindi? C'ho il catarro. Smettila. Noi, per cortesia, scusate... Per cortesia, scusa, chiedi scusa. Scusate. Poi non riesco a capire come mai non hai l'articolazione... Non ho la dentiera. L'hai lasciata a casa? No, no. L'hai lasciata dal dentista? No. Dov'è la tua dentiera? L'ho prestata al professor Fussi. Un applauso a Franco! Il pupazzo. Beh... Il mio finale è il finale con un pupazzo. Il pupazzo è come il bisturi per un chirurgo, ma sappiate che se il pupazzo è nel suo mondo, anche vocalmente a livello sonoro, deve fare capire dov'è. Il mio pupazzo si chiama Sergio. Sergio? Sì. Tutto bene? Sì, grazie. Voglio sapere com'è la temperatura lì dentro, dimmi qualcosa, che temperatura c'è? Fa un caldo della Madonna qui dentro. Cioè? Soffoco. Cioè, scusa? Ti ho detto che soffoco! Allora, tu adesso fai l'inizio del tuo show, uno show velocissimo, ti do il via all'americana, ti dico se sei pronto e tu parti, ok? Ok. Sergio? Yes. Are you ready? Sei pronto? O catinde gosso de dergenne, dai! Per piacere. Cosa vuoi per fare il tuo show, dai? Cosa vuoi? Applauso! Fategli l'applauso. Yeah! Eccolo. Ci sei? Yeah! Contento di essere qua? Gasatissimo. Guardali lì. Olga e Maria Giulia. Chi ha di qualcosa? Fantoccio m'han chiamato stronze. No, per piacere. Per piacere. Ma non è colpa loro. Non è colpa loro. Sono incazzato con una bestia. Stai tranquillo, tranquillo. Sei qui per fare una dimostrazione tecnica. Allora, tirati su un attimo i capelli così. Sarà Nico Frocio. Ma smettila, ti sto io. Per piacere. Osservate l'espressività intensa di un pupazzo. Guardatelo, eh. Allora,
Sergio? Sì? Fai il triste, sei introverso, facciamo una cosa, come se io mi arrabbiassi con lui. Non fare più una cosa del genere, chiaro? Ok? Ok. Va bene? Guardate il pupazzo fra poco, felice, allegro. Yeah! Io ho capito che tra il pubblico c'è... C'è la ragazza che ci è andato. Chi, scusa? La ragazza quella che... Quale? Quella che c'è in seconda fila, con la fascia. Ma quale? Quella lì con le tette grosse. Per piacere? Per piacere. Emotivamente lui ha colpito anche... Dai, l'ho vista, la vuoi salutare? Dai, dille qualcosa. Signorina, buonasera. No, signorina, dille qualcosa di più carino, dai. Sei libera stanotte? Piantala. Ci sarà il ragazzo qua in giro, sarà venuto con lei, chiamalo. Cervo! No! Non ho capito la confidenza che hai con lui. Andiamo sempre a sciare. Dove? A Cervinia. E magari anche al mare. Sì, certo, qui a Cervia. Piantala. Il pupazzo ha la sua autonomia di lavoro, per cui vi devo dire che il vero lavoratore è il ventriloquo, anche se il pupazzo... Ma stai scherzando? Cosa c'è? Ricordati! Piantala, Sergio. Che se qui c'è un unico... Ok. Vero... Smettila. Grande lavoratore... Piantala. Quello sono io. Applauso, ragazzi! Fai schifo! Fammi far figure. E ti tuzzano le ascelle. Piantala! Chi ha deciso di venire qui? Oggi? Io. Chi ha più esperienza di noi due? Io. Chi è andato contro il muro con la macchina qui fuori dal teatro? Il professor Fussi. E chi pagherà il conto del carrozziere qui a Ravenna? Le due foniatre. Adesso una cosa così non deve succedere mai. Mai. Più. Più. Chiaro? Chiaro. Guardate un pupazzo che piange. Guardatelo. Non voglio un altro ventricolo sinistro. Oh, 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 oh. Stai tranquillo, dai. Non lasciarmi. Ma non ti lascio. Frascio, per piacere. Su con la vita che abbiamo il nostro finale. Tirati su. Su con la vita. Voglio una vita stericolata. Tirati su, per piacere. Non ce la faccio. Ti vuoi tirare su che ho il finale? No. Vabbè. Tirati. Perché non ce la fai? C'ho la sciatica. Ok. Il mio finale... Tirami su, piantala. Il finale del mio spettacolo... Trofiterolla, smetti? Volevo dire che sento onore... Dai, fai un finale alla grande. Dobbiamo stupire, dobbiamo sconvolgere i nostri spettatori, ok? Ok. Sì, perché nel finale noi parliamo sempre dei due ruoli. Ventriloquo e pupazzo sono due ruoli molto, molto separati. Però succede che qualche volta, durante lo spettacolo... Cosa è successo? Succede che ci scambiamo i ruoli. E allora? E allora adesso cosa faccio? Vado a casa con la voce da pupazzo? Ti arrangi? Posso far la prova a microfono? Tanto lo sanno che facciamo apposta. Sì. Grazie. Momento. E adesso? E adesso? Ho la voce da fantoccio. Stronzi. Smettila. Faccio la prova microfono, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Saluti finali, come se tu fossi un uomo politico. Che schifo. Prova. Elettori. Ok. Elettrici. Ok. Elettrauti. Dai, per piacere. Saluta tutti, saluta in una lingua latina, molto calda. Spagnolo. L'amica nostra che c'è in seconda fila. Sì, guardala lì. Hai visto? È Mora. Di dove potrebbe essere? Barcellona. Allora saluti in spagnolo. Uy, amigo, bueno. Vai. Signorita. Ok. Hasta la vista. Benissimo. Tienti la vista che io c'ho l'asta. Ciao, grazie. 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 Pietro Ghislandi. L'ultima cosa veloce, vi potete lasciare queste luci. Vi regalo 2 minuti di aperitivo, di antipasto. È sempre collegato alla voce che con gli esercizi si è andata un po' perfezionando ed è il finale vero del mio spettacolo, perché l'attore che fa il ventriloquo può anche fare il rumorista. Nel cinema lo si usa ancora.
Il rumorista è quell'attore che con le corde vocali inventa quegli effetti sonori che diventano colonna sonora di un film. Questo film, che dura soltanto 2 minuti, parla di una cicala tutta sola che è lì al teatro Alighieri, ma in un angolo, nessuno la guarda, e la cicala triste fa... Tutte le cicale in teatro, tutte insieme, fanno... La cicala Olga offre un caffè, il caffè della caffettiera da una tazza. La cicala Maria Giulia offre una coppetta di champagne. Tappo, bottiglia, bicchiere. La cicala Franco offre un amaro nella bottiglietta Mignon, che non ha niente a che vedere con quelle signore che lavorano per le strade, con un'altra cosa. Bottiglietta piccola, tappo piccolo. Bottiglietta piccola, bicchiere piccolo. La cicala Franco però regala a tutti gli ospiti, prima che vadano a mangiare, un viaggio velocissimo nella fantasia, su un treno che parte da Ravenna, fa il giro del mondo e ritorna lì, dopo pochissimi secondi. Galleria. L'ultimo chilometro. Ravenna, stazione d'arrivo. Grazie. Grazie. Buon appetito. Alla fine dell'anno ricordatevi di guardare la TV, posso dirlo, sarò in 2 fiction su Rai 1. La fiction Il sogno del maratoneta, la storia di Dorando Pietri, atleta olimpionico che cadde al traguardo nel 1908, e un'altra fiction molto importante su cui punta molto Rai 1, la fiction sulla vita di Walter Chiari, il nostro amico Walter. Rai 1, tutte e due. Grazie! Olga, Maria Giulia e Franco. E le veline. Grazie. Ciao, mille. Grazie. A Pietro Ghislandi.